Buonasera amici, eccoci qua di nuovo in pista con Fabio Alberti per il nostro classico approfondimento musicale. Ciao Fabio. Mi hai detto in pista, quindi devo ballare. Alla grande, tu Poi sei in bisogna. pista, io sono in pista di qua, te sei in pista dentro gli studi di Radio Budrio, quindi insomma, alla fine. Diciamo che stasera non proprio in pista andiamo, anche se l'artista di questa sera, oltre a cantare, tra l'altro do dei piccoli indizi, perché questo è un artista che io stesso 2 settimane fa non conoscevo, perché la cosa bella è questa, cioè la cosa bella della musica è che arriva quando meno te l'aspetti, no? E quindi tra poco vi parlerò di un artista che negli Stati Uniti è già molto conosciuto da tempo, ma perché è legato alla cultura afroamericana, ha già preso tantissimi premi ed è stato trionfatore alla notte dei Grammy Awards che si è svolta la settimana scorsa. Ma in Italia fino a ieri lo conoscevano veramente in pochi, ma dopo ne parliamo. Lui canta, suona il piano molto bene perché è un pianista jazz, sarebbe, ma però diciamo che si sa muovere anche molto bene. Ma dopo ne parliamo, ok? Perché naturalmente tutte le sere che noi passiamo qua, parlando di musica si aprono con la parola magica che è la parola classifica. E te Classifica. Che subito, come l'hai chiamata, lei viene fuori. Io ti ascolto e sto qua naturalmente sia dietro. Sì. in senso allargato, classifica, perché in Ah, realtà non è certo. solo questa, ma è un modo anche per fare altri riferimenti. Ti parlerò anche dei pezzi che passano in radio, di un mio consiglio della settimana. Allora, intanto direi di cominciare con gli album, partendo dal basso, Blanco, Comi che si confermano, Fabri Fibra che perde la prima posizione, è terzo. E i Red Hot Chili Peppers di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, i Vecchi Leoni che arrivano al secondo posto con un album appunto che è l'album classico più classico che si possa immaginare per quanto riguarda il loro stile. E poi c'è questa nuova entrata, perché io lo dico sempre, dacci oggi il nostro rapper settimanale o quotidiano, perché addirittura ce ne sono due questa settimana. Allora, lui si chiama Luke, è napoletano. È in giro già da un po' di tempo. Questo è un disco per lui importante perché per la prima volta ha deciso, diciamo, di parlare a tutti. È un po' un disco di svolta, quindi esce un po' dall'ambito rap per allargare un po' il suo discorso e quindi ci sono gli ospiti che ti puoi immaginare in un disco rap di oggi che arriva a questi livelli, quindi gli omnipresenti, Marracash, Guè, Madame, insomma, quelli ci sono sempre, almeno in un brano. Però la cosa curiosa, appunto, è che lui tenta delle strade nuove, non solo rap, ma canto e anche, diciamo, un tipo di racconto diverso. Ed è inevitabile, è l'evoluzione un po' che mediamente hanno i rapper, no? Che piano piano poi cominciano a prendere un'altra via e quindi questo è un po' l'inizio di un nuovo viaggio per quanto riguarda Luchè, appunto, rapper napoletano che troviamo al primo posto. I singoli vedono invece l'arrivo di questo ragazzo che si chiama Rove, di cui sicuramente sentiremo parlare anche prossimamente, perché questa Shakerando è un tormentone. Sicuramente Spotify, YouTube, TikTok contano, pesano molto in questo risultato. E poi, per quanto riguarda le prime posizioni, non cambia un granché, perché da Argento Amico, Tananai, secondo San Giovanni e primi Mahmood e Blanco, direi che sono una conferma. E per quanto riguarda invece il mio consiglio della settimana, vado a ritrovare un artista di cui vi ho parlato un po' di tempo fa, non in quanto solista, ma in quanto cantante di una band genovese che loro si chiamano Ex Otago ed esistono ancora, però si sono presi una pausa e il cantante Maurizio Carucci, che è cantante, e lui ha sempre detto cantante e anche contadino, perché lui da un bel po' di anni fa il vino, questa è un po' una cosa sua, una prerogativa, e appunto è uscito con questo disco solista che si chiama Respiro. Lui è Maurizio Carucci ed è un po' un proseguio di un percorso, anche se, come ho detto, il gruppo non si è sciolto e sicuramente tornerà a farsi sentire molto presto. Ecco, ho chiuso abbastanza in fretta l'angolo della classifica perché stasera voglio proprio in questo appuntamento
Mi voglio chiedere prima una cosa, perché io parlo di musica? Perché delle volte io me lo chiedo, no? A volte parlare di musica può Cos'è? essere svillente. Sai perché? Perché oggi, quando tu cerchi informazioni, soprattutto sugli ultimi artisti, tu non trovi altro che numeri. Cioè, non trovi altro che te ti scrivono che su YouTube ha tot visualizzazioni e su Spotify ha fatto. Cioè, rischi di, oltre a questo, se vai invece, diciamo, negli artisti un po' più di nicchia, rischi di diventare noioso perché dopo parli di cose che interessano a pochi. Il bello del parlare di musica, secondo me, è che alla musica tu puoi legare delle storie, puoi legare il fatto che chi fa musica a volte lo fa per una missione o per un motivo particolare che va anche oltre. Ecco, questa sera parliamo del trionfatore degli scorsi Grammy Awards. Lui è appunto, come ho detto, un artista afroamericano, pianista jazz che però da un po' di anni ha deciso di allargare il suo campo e di farci sognare con qualsiasi cosa. Allora, lui si chiama John Batiste. John Batiste, ve l'ho appena presentato, come ho detto, è stato il fresco trionfatore della notte dei Grammy Awards, dove ha stracciato tutti perché c'erano in lizza nomi molto giovani, perché lui ha 36 anni, ma c'erano la stessa Billie Eilish, Taylor Swift. Ecco, lui aveva già 11 nomination e con 11 nomination si è portato a casa ben 5 premi e tra l'altro il premio per l'album dell'anno, due premi che riguardano la musica tradizionale americana. La colonna sonora, perché anche lì è importante legarsi, la colonna sonora di un cartone animato che si chiama Soul, un cartone animato che è Ricordiamo andato un cartone nelle. animato della Pixar, no? Esatto, un cartone animato che è andato su Disney Plus. Ecco, molti magari hanno visto il cartone animato, hanno sentito queste musiche, ma magari no, non conoscevano lui. E la cosa bella sua è che lui è nato e cresciuto a New Orleans. New Orleans è uno di quei posti in cui, oltre alla povertà, oltre al fatto che è uno di quei posti che tu respiri musica, anche se sei povero, tu canti fin da quando sei bambino. Lui, bambino prodigio, a 8 anni ha debuttato nella band di famiglia, perché a New Orleans c'è da anni la. Si chiama, penso, Batiste Band, dove praticamente lo zio, il nonno, il papà, tutti. È una band che è in giro, è itinerante ed è una band Batiste che è in giro da tanti Brother anni. Band, la Batiste Brother Band. Esatto. E allora da lì, già bambino prodigio, lui ha cominciato il percorso da pianista jazz, perché quando si sa, no, vedono in te il talento, ti fanno studiare musica. E lui proprio come pianista jazz ha cominciato e ha proseguito la sua carriera e questo fino al 2006. Addirittura ha pubblicato 7 album come pianista jazz, raccogliendo dei consensi, lavorando con Stevie Wonder, con i migliori musicisti sulla piazza, perché però sempre suonando il piano e diciamo chiudendosi in quell'ambito lì. Dopodiché, dopo le soddisfazioni che già si era preso, perché comunque già uno che viene considerato prodigio da bambino, che diventa un pianista jazz, comunque apprezzato in tutto il mondo, lui a un certo punto ha detto: però io non mi accontento di questa fascia ristretta, io vorrei parlare a tutti e vorrei anche soprattutto raccontare quello che è la vita mia e delle persone che sono cresciute con me. E quindi lui ha cominciato a cantare, ha cominciato anche a ballare, ha cominciato a scrivere per le colonne sonore e la grande occasione è proprio nata con questo film animato della Pixar che si chiama Soul. E la fortuna è stata talmente tanta che non solo lui ha firmato la colonna sonora, ma il personaggio principale del cartone animato, chi l'ha visto, è proprio ispirato a lui. Quindi lui era praticamente già il protagonista del film, se vogliamo, no? Anche se era un film animato. Senti, ma tanta attenzione, tanta pressione per un film da bambino, insomma, non rischi poi magari di bruciarlo un cantante? Ma la cosa bella è che, ecco, lo bruci se quella lì è l'unica occasione della tua vita, se tu sei concentrato solo su quello. Il bello dell'occasione che ha avuto, ce l'ha avuto perché già lui dietro aveva un mondo musicale che l'appoggiava.
perché la cosa bella sua è che è stato talmente amato dagli addetti ai lavori, se vuoi, fin dall'inizio, che si è potuto permettere appunto un battesimo prestigioso come quello di Stevie Wonder, un battesimo come quello di Quincy Jones, che Quincy Jones è quello che ha scoperto e ha lanciato Michael Jackson. Quincy Jones ha scritto, come si fa con i libri, no? Una specie di prefazione, una specie di introduzione proprio all'album We Are, l'album che poi appunto è andato a vincere tutti questi premi e che piano piano si sta facendo vedere, si sta facendo sentire. Un'altra cosa che gli è capitata, lui è da anni, e questa è un'altra roba che in Europa non è arrivata, da anni è diciamo pianista e protagonista in un famoso varietà di quelli americani, un po' quelli alla Letterman, no? Dove c'è il presentatore che fa le interviste e c'è sempre una band che suona, una band resident, no? Sì, diciamo quelli che fanno i jingle, più o meno. E lui proprio in quella trasmissione lì si è affermato non solo come cantante, come pianista, ma come personaggio. E poi adesso arriva un'altra parte, che è la parte, una delle parti più importanti. Cosa è successo in questi ultimi anni di storia? Sono successe cose orrende dal punto di vista della cronaca. Sono successe, è successa la morte di George Floyd, gli abusi della polizia in certi quartieri contro uomini di colore. Insomma, sono successe tutte queste cose. Lui si è trovato in una trasmissione che diciamo un varietà, ma che però parlava anche di attualità. E lui in qualche modo col sorriso sulle labbra si è fatto promotore anche di queste istanze, diciamo, del cosiddetto Black Lives Matter, questo movimento appunto che cerca di mettere l'attenzione nei confronti di tutti sul fatto che ancora in molte zone degli Stati Uniti e in molte zone del mondo ci sono popolazioni che sono discriminate e che vengono trattate in maniera diversa. E quindi da lì lui è diventato, non so se suo malgrado o per scelta, è stata una cosa che è nata in modo molto spontaneo, è diventato il promotore, se vuoi, anche di alcune cose. Nel 2020 lui ha portato 200 musicisti in una manifestazione a New York, 200 musicisti e 500 persone dietro sono scesi a New York e semplicemente hanno cantato, hanno suonato insieme. Ovviamente l'argomento era quello, perché era fresca, diciamo, la morte di George Floyd, erano fresche sia le polemiche ma anche le azioni più che condannabili della polizia in quel periodo lì. Quindi diciamo che lui si è trovato al centro di un sacco di cose, no? Musicali, sociali, politiche. È diventato negli Stati Uniti un personaggio molto importante, ecco, e questo nel 2020, quando noi eravamo ovviamente tutti chiusi in casa, e mentre noi magari, ecco, in quel momento lì sicuramente non avevamo l'attenzione nei confronti, almeno a livello musicale, di quello che stava capitando. Guarda, io mi auguro che lo sia e lo diventerà ancora più importante per altre tematiche, perché francamente al 2022 ancora sentì parlare di differenze di colore di pelle, geografica, politica, sessuale, mi sembra alquanto riduttivo nei confronti dell'evoluzione della specie umana. Insomma, stiamo ancora a rie, però è anche vero che l'essere umano, tra tutti gli esseri viventi su questa faccia della terra, è quello che non impara mai. Perché sì, se in natura un pappagallo cade da un albero, geneticamente gli trasmette quell'informazione alla propria prole e il figlio non cadrà più dall'albero. L'essere umano invece continua a farsi delle guerre da quando è nato, da quando esiste, e non ha ancora capito che le guerre non servono assolutamente nulla. Vabbè. Sì, sì, arriveremo, esatto, anche noi a quello stato evolutivo che ci sarà, non ci, che questo sarà, che queste effettivamente queste tematiche verranno viste come preistoria, no? Me lo auguro anche il più prima possibile. Ah, ce lo auguriamo tutti, poi stiamo vivendo veramente un periodo tremendo e difficile. E poi sì, tra l'altro, ecco, io di solito non leggo mentre sono in onda, no? Ma ti voglio leggere quello che ha detto quando ha ricevuto uno dei Grammy, no? E quando è stato appunto eletto il album dell'anno, artista dell'anno.
Lui ha detto: non esiste il miglior musicista, il miglior artista, il miglior performer, le arti sono soggettive. Io sono dell'idea che il compito di un artista sia quello di raggiungere una persona nel momento della vita in cui questa ne ha più bisogno. Cioè in quel momento lì tu, come dire, ti senti arrivare questo messaggio musicale, tu lo abbracci, no? E quindi è molto bello. Lui dice è una missione spirituale quello che sta facendo, perché a volte le cose nascono, non è che ci sia un motivo, a volte nascono da sé. E quindi lui è diventato negli anni da musicista, adesso tra l'altro lo stiamo vedendo suonare il pianoforte proprio, no? Quindi è passato, in Italia devo dire è difficile trovare un esempio, a me viene in mente chi ad esempio riesce a essere tipo Bollani, che riesce a essere divulgativo. Ecco, tu immaginati un Bollani che a un certo punto appunto fa l'evoluzione, però anziché fare la trasmissione su Rai 3 come ha fatto lui, invece John Batiste è nel varietà americano forse di punta, un po' come la prima serata su Rai 1, no? Beh, ce l'auguriamo, insomma, al maestro Bollani ce l'auguriamo che da Rai 3 passi a Rai 1, insomma, alla fine, anche perché i suoi spettacoli, i suoi programmi sono abbastanza interessanti. E quindi è bello poter parlare di musica, perché la musica magari può diventare un mezzo per parlare di altro, ma non perché a tavolino viene deciso così, perché capita, perché magari l'esperienza di vita, il percorso di una persona lo porta a essere tutte queste cose qua. Però se tu pensi, Fabio, quando uno va in un bar, in un pub, no, dove c'è la musica di sottofondo, effettivamente la musica ti porta a parlare di altro, perché ti trovi in un contesto dove tu stai parlando di altro, ma è la musica che ti accompagna, o no? Sì, ma infatti secondo me la musica è dentro le nostre vite e quindi non si può pensare che la musica sia solo un sottofondo da supermercato o una cosa a sé. La musica delle volte lo è, delle volte no, cioè è tante cose messe assieme e quindi secondo me ci può stare tutto, ci può stare il brano che fa i numeri, che va in classifica perché è il successo dell'estate, ma ci può essere anche un artista che, oltre a essere un intrattenitore, si prende la briga di portare 200 musicisti in piazza e di portare 5.000 persone a una manifestazione, perché no? Cioè ci sono più cose delle volte, bisogna sempre capire il perché, cioè bisogna sempre capire qual è il percorso che porta il dato artista a diventare così. E quindi lui è inattaccabile, primo perché è nato, cresciuto a New Orleans e rappresenta quella comunità afroamericana e quindi come posso dire, lui non è che sta usando questa cosa per fare carriera, lui ci è dentro, lui c'è sempre stato, diciamo che lui va avanti. La musica in quei luoghi lì è un modo per uscire dalla miseria, per uscire dai problemi, che poi tra l'altro su generi differenti è quello poi che è stata utilizzata la stessa musica per il rap, no? Per uscire, vivendo alcuni contesti sociali, la musica era la valvola di sfogo e era anche divulgare quello che era il malessere sociale in quell'istante lì. Poi a seconda dopo, esatto, però poi cambia, poi lui diventa autore di musiche per i cartoni animati, poi diventa un intrattenitore, però è lo stesso percorso, sono più cose però dello stesso artista. Quindi ecco, secondo me la cosa bella di poter parlare stasera di John Batiste è di poter parlare di un musicista che arriva dal jazz. Quindi in tempi in cui la piattaforma più famosa per ascoltare musica c'ha lo spot che dice fatti tu la canzone in casa, no? Con una basettina, quindi per fare una canzone basta una basettina, basta un rullante finto, poi metti la tua voce e hai fatto musica. Si spiegano le 6.000 canzoni depositate al giorno, no? Caricate su Spotify. Cioè, vabbè. Voglio dire, lui è arrivato a scrivere la colonna sonora per Soul dopo aver fatto il pianista jazz per una vita. Quindi Io farei una sola domanda. Io metterei, no, cioè vabbè, poi mi attiro le ire funeste di Achille e i suoi discepoli.
ma di quelli che attualmente fanno musica, in quanti sanno leggere su pentagramma? No, me lo chiedo solamente, non dico in chiave ma di. Quello non è tanto, guarda. Cioè in chiave non di basso, in chiave importante. Di violino, almeno il massimo, il minimo. Guarda, diciamo, il minimo. Non è importante quello, è avere il talento e la curiosità, perché, ad esempio, Lucio Dalla era talmente genio che la musica non la sapeva leggere, no? C'era, era uno. Però lui ha fatto il clarinettista, ha fatto persino jazz, per dire, no? Quello che dico è che non bisogna, cioè non è solo business la musica, cioè quando finisce la tua stagione, dopo cosa fai? Quello è il discorso, se tu non hai alla base anche una preparazione, no? È ovvio che tu puoi durare qualche stagione, poi finita la tua stagione e basta, avanti un altro. Mi sa che stai descrivendo un po' anche alcuni format televisivi, no? Che finita la tua stagione, arrivederci, no? Anche devi se avere lo le vinci, spalle grosse la preparazione per poter andare avanti e suonare in giro, e qui ce ne sono che sono ammirevoli, che hanno anche vissuto l'esperienza dei talent e che tuttora magari a distanza di anni hanno la loro piccola carriera che la stanno portando avanti, però questo per far capire che quella roba lì non è che ti porta alla gioia, alla gloria eterna, insomma ci vuole tanta roba. Quindi Giambattista per me rappresenta in generale un messaggio che riguarda la musica, ma non solo, e quindi vi consiglio We Are, il suo album, tutto da ascoltare. Bene, e io invece vi consiglio di ascoltare Fabio e i suoi appuntamenti, dove lo potete ascoltare settimanalmente e via web. Esatto, quindi vi aspetto dalle 15 alle 17 tutti i sabati in diretta su Radio Budrio, per noi di sabato le nostre due ore di ricreazione con tanta roba, e poi pagina Facebook Fabio Alberti, pagina Instagram Fabio Alberti DJ per Musical Express e numeri primi, le altre mie due rubriche, lì potete riascoltare tutto e capire e anche sapere gli orari di trasmissione, e quindi vi aspetto. Benissimo Fabio, noi ci vediamo alla prossima, con il prossimo approfondimento musicale. Colgo l'occasione di farti gli auguri, buona Pasqua. Buona Pasqua, buone feste a tutti, e noi ci ritroviamo come al solito, buona musica. E grazie a chi mi manda i WhatsApp mentre vado in diretta, grazie. Ciao.